Buongiorno, vorrei analizzare insieme una delle parti più interessanti e particolari dell'attività di un agente immobiliare, cioè la valutazione di un immobile e l'individuazione del prezzo di richiesta sul mercato. Dobbiamo innanzitutto sfatare un mito, quello dell'amatore, dell'americano, il cinese, il francese, sarebbe del biscro, di quello che è disposto a pagare prezzi fuori mercato per l'acquisto di un immobile. Bene, questa figura non esiste, esiste piuttosto un'altra figura, quello che è interessato al tuo appartamento e nell'epoca digitale avrà fatto una ricerca sul suo telefonino e avrà trovato N appartamenti. Per essere sicuro che tra quell'elenco lì ci sia il tuo appartamento, dobbiamo semplicemente porlo in vendita al valore di mercato. Il giusto valore di mercato si individua facendo un'analisi tra i vari borsini e quelle che sono le caratteristiche dell'appartamento e viene ritarato il tutto in funzione della posizione, del prezzo e del valore. Oggi non dobbiamo farci abbindolare da chi promette mari e monti nella vendita dell'appartamento, dobbiamo piuttosto cercare di stare nei prezzi medi del mercato. Affidatevi quindi a chi possa dimostrare con casistiche precise, dati e valori reali, quello che è il giusto valore di vendita di un appartamento, perché altrimenti in un mercato non brillante come quello attuale si rischia di non ottenere quello che si stava cercando, cioè la vendita dell'appartamento. Mettendolo in vendita al giusto prezzo si riesce a ottenere la soddisfazione di tutti i componenti della compravendita.